Cosa è successo fra Elodie e Andrea Iannone? Sull'aereo è scoppiato un litigio. Perché? I dettagli a seguire nell'articolo. Elodie e Andrea Iannone si sono lasciati? Secondo alcuni, la cantante e il fidanzato avrebbero avuto un bruttissimo litigio in aereo. Ma perché? Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha riportato fra le pagine del numero uscito il 17 luglio 2024 un episodio che ha coinvolto Elodie e il fidanzato Andrea Iannone. Ma cosa è successo? E quando? Tutto è cominciato quando la cantante e il pilota di MotoGP sono volati a Manchester. Il loro viaggio, però, non sarebbe andato affatto come previsto. Alcuni testimoni, infatti, avrebbero avvistato la coppia litigare e rimanere in tensione durante tutto il periodo di permanenza in aeroporto. Nonostante questo, comunque, Elodie si è mostrata molto disponibile con i fan italiani incontrati in quell'occasione. Elodie e Andrea Iannone, brutto litigio in aeroporto. Ecco cosa leggiamo su Chi. La coppia è arrivata domenica sera all'aeroporto di Manchester con l'aria di chi aveva appena terminato di litigare. Nonostante i musi lunghi, durante l'attesa per l'imbarco, la cantante si è concessa per qualche selfie con giovani fan italiani. Cosa sarà successo? Sembra, comunque, che gli attriti fra Elodie e Andrea Iannone siano stati dissipati in breve tempo. Sempre su Chi leggiamo che la coppia è arrivata a Milano sorridente e felice. L'atmosfera è andata rasserenandosi e, sorvolando le Alpi, i due fidanzati sono tornati ad abbracciarsi fino all'atterraggio a Malpensa. Il matrimonio in vista. Probabilmente si è trattato solamente di una normale lite di coppia, e niente che lasci presagire una crisi profonda. Secondo il settimanale Oggi, inoltre, Elodie e Andrea Iannone potrebbero ben presto convolare a nozze. Il magazine, infatti, riferisce che la cantante avrebbe riferito all'amica di Letta Leotta, di recente divenuta moglie di Loris Carius, di pensare al matrimonio con il suo fidanzato pilota. Il 2025 sarà l'anno giusto? Lo scopriremo.